Colleghi, buongiorno. Oggi la seduta del Consiglio regionale cade in una data che vi è assolutamente nota, quella del 25 novembre, che merita una sottolineatura particolare trattandosi della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che ci impone una riflessione meritata, approfondita, per suggerire anche azioni, misure di sostegno e supporto a un cammino cominciato ormai da anni, ma tutt'altro che concluso, stando purtroppo alle quotidiane notizie di cronaca, anche, ahimè, recentissime. Credo che quando il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana furono brutalmente uccise tre attiviste politiche, le sorelle Patria Minerva e Maria Teresa Mirabal, per ordine del dittatore di allora, Rafael Leonidas, esse furono sorprese in strada mentre andavano a trovare i mariti in prigione, tre giovani donne stuprate, seviziate, prima di essere ovviamente uccise. Ecco, credo che mai quelle tre ragazze avrebbero immaginato di poter diventare un simbolo, di essere quel granello che ha ispirato un movimento di coscienza, di consapevolezza, di concreta coscienza di un lato oscuro della nostra umanità, quello che troppo spesso sfoga nel cosiddetto sesso debole, inteso in senso solo fisico, la propria inadeguatezza, oltre che un istinto di odio che non trova alcuna giustificazione. Ci sono voluti ben 39 anni da quell'episodio affinché quella presa di coscienza divenisse un comune sentire, culminando nella risoluzione 54-134 del 17 dicembre 99 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sacramentando la ricorrenza e stabilendo addirittura la data del 25 novembre come l'inizio di 10 giorni canonici di eventi e appuntamenti. Ve ne è stato anche uno pochi minuti fa qui nell'emiciclo, e ringrazio gli organizzatori, e appuntamenti tesi ad accendere ogni anno i riflettori su una problematica dai risvolti drammatici. E ce lo dicono i dati e le indagini. Un rapporto Istat del 2018 relativo alle molestie sul luogo di lavoro ha messo in luce che nel corso della loro vita 1.100.000 donne, pare al 7,5% delle lavoratrici, ha subito ricatti sessuali per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per ottenere progressioni della carriera. Nell'opuscolo pubblicato dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della campagna Questo non è amore, per aiutare le vittime di violenza a vincere la paura di denunciare, i dati parlano di un aumento delle vittime di sesso femminile dal 2016 68% al 2019 71%. Nel 2018 e 2019 tra le donne straniere sono state le romene a denunciare più di altro di aver subito maltrattamenti in famiglia, percosse, violenze sessuali e atti persecutori. Nel 2018 l'82% degli autori di omicidi femminili è un familiare. E veniamo ai numeri più recenti. Il rapporto Eures sul femminicidio in Italia tra il 2000 e il 31 ottobre 2020 sono state ben 3.344 le donne uccise, pari al 30% degli 11.133 omicidi volontari complessivamente censiti. Nel 2019 sono state uccise 99 donne, 85 in ambito familiare. Nei primi 10 mesi del 2020 le vittime registrate sono state 91, con un leggero calo nella percentuale di donne straniere. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, viene rilevata una flessione del numero di femminicidi al centro-sud e un aumento al nord. In Lombardia e in Piemonte si concentra il 36% dei casi nazionali, ovvero si muore più al nord che a sud, si muore dove l'immagine della donna in carriera, probabilmente emancipata, economicamente indipendente, la figura maschile è più marcata rispetto a quanto accade a sud, dove la donna subisce di più, ahimè, e questo lo confermano i dati della Polizia di Stato. L'emergenza Covid ha, se possibile, ulteriormente aggravato la situazione. La rilevazione Istat sul numero delle chiamate al numero verde 1522 contro la violenza e lo stalking durante il periodo dell'emergenza Covid-19 ha infatti evidenziato che la quantità delle chiamate è più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un più 119,6%.
Le vittime che hanno chiesto aiuto nel periodo 1 marzo-16 aprile 2020 sono state 2013, ossia il 59% in più dell'anno precedente. E la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha confermato come durante il lockdown, secondo quanto evidenziato dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, a fronte di un calo complessivo dei reati contro la persona, la violenza di genere sia aumentata in forma sommersa a causa delle maggiori difficoltà delle donne a denunciare. Dai dati forniti all'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza, che riunisce più di 80 associazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio su tutto il territorio italiano, il numero delle donne che si sono rivolte a un centro antiviolenza della rete Dire per chiedere sostegno nel periodo 6 aprile-3 maggio 2020 risulta aumentato del 79,9% rispetto al 2018. Sono numeri evidentemente impressionanti. Ancor più se pensiamo che dietro quei numeri ci sono volti, nomi, storie, bambini, spesso orfani. L'Abruzzo è purtroppo in linea con i dati nazionali e non vi nascondo che come uomo delle istituzioni ogni volta che si verifica un dramma così grande come l'assassinio di una donna, una tragedia familiare, ogni volta mi chiedo se si poteva fare di più, se potevamo in qualche modo intervenire, arginare il fenomeno, adottare misure e azioni tese a essere di supporto a quelle stesse famiglie. Ed è su questo binario che è fondamentale, deve però esclusivamente muoversi la nostra azione, garantire politiche mirate al sostegno alle famiglie per arginare laddove possibile il rischio di emarginazione, il disagio che genera isolamento e disperazione, politiche mirate che garantiscono aiuti economici ma anche sostegni in termini di assistenza, disponibilità sul territorio di risorse umane specializzate e qualificate, capace di penetrare in quelle sacche di disagio e fornire il contributo migliore affinché mai più una donna debba morire per mano di colui che avrebbe dovuto amarla per sempre. Mai più un bambino debba piangere nel cuore della notte da solo per la morte della mamma uccisa dal suo papà. Mai più un genitore debba avere il cuore spezzato per la perdita ingiustificabile della propria figlia.